Habemus Papam, e verrebbe da dire finalmente. Dopo una serie infinita di fumate nere, nella giornata di sabato è arrivata l'ufficialità. La Carrarese ha scelto Fabrizio Tazzioli. La decisione era nell'aria da giorni, da allora perché tutto questo tempo per arrivare ad una scelta definitiva? Forse un mistero destinato a rimanere tale. Fatto sta che la società ha optato per la soluzione più logica per cercare di salvare un'annata a dir poco complicata. Tazzioli è il terzo allenatore di questa stagione ed avrà l'enorme responsabilità di riuscire dove Mango prima e la Vezzini poi hanno fallito miseramente. Questa Carrarese ha bisogno di fiducia, ha bisogno di motivazioni, ha bisogno di ritrovare quella serenità necessaria per iniziare a mettere in cascina punti importanti per evitare lo spettro dei play-out. Per fortuna la classifica rimane compatta e i pareggi dei due recuperi, Bellaria Nocerina e Prato Bassano, hanno contribuito a mantenere intatto l'equilibrio della parte destra del girone B della seconda divisione. La strada è lunga e nulla è perduto, ma guai a sbagliare ancora, guai a commettere quelle leggerezze che sono costate care negli ultimi mesi. Ci aspettano 12 finali. Sono state queste le prime parole di un Fabrizio Tazzioli fiducioso e determinato nel dimostrare a Carrara di essere ancora quell'allenatore in grado di condurre nella stagione 98-99 gli azzurri al nono posto nella vecchia Serie C1. Dovrà essere questa la mentalità di un gruppo che dovrà scendere in campo domenica dopo domenica con il coltello tra i denti per cercare di conquistare 18 punti da qui al termine del campionato. 18 punti che vorrebbero dire quota 40 e quindi, secondo le statistiche degli ultimi anni, quota salvezza. La scalata inizierà domenica a Prato e da allora buon lavoro, mister.